siamo al primo canto dell'inferno, che funge come introduzione per sicuramente il più grande viaggio mai tentato dalla mente di un poeta. Dante, con 35 anni a metà della vita, si ritrova in una selva oscura e appena ne esce incontra le tre fiere che hanno un valore simbolico. La lonza, che rappresenta la lussuria, il leone rappresenta la superbia e la lupa la vita o l'avarizia. Quando questa lupa gli viene incontro, il poeta atterrito non sa che fare e quindi fugge di nuovo verso la selva. Mentre sta andando indietro, vede colui che per lungo silenzio parea fioco, e cioè Virgilio, il poeta più ammirato da Dante. Virgilio propone il viaggio che gli era stato assegnato da Dio, cioè andare nell'inferno, poi il purgatorio e successivamente in paradiso, affinché potesse scrivere questa Divina Commedia, presentando così l'aldilà a tutti gli uomini. Dante, convinto ma ancora timoroso, lo segue verso le porte dell'inferno. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura, tante amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben che vi trovai, dirò dell'altre cose chi vo scorte. Io non so ben ridir come entrai, tant'era pieno di sonno a quel punto che la verace vi abbandonai. Ma poi io fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle, vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni canne. Allora fu la paura un poco quieta che nel lago del cor m'era durata la notte che passai con tanta pietà. E come quei che con lei affannata, uscito fuori del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, che ancora fuggiva, si volse a retro a rimirarlo basso, che non lasciò giammai persona viva. Poiché posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia deserta, sì che il piede fermo sempre era il più basso. Ed ecco, quasi al cominciare dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel macolato era coperta, e non mi si partiva innanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino, che fui per ritornare più volte volto. Tempera dal principio del mattino, e il sol montava in su con quelle stelle che erano con lui, quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle, sì che appena sperarne era cagione di quella fiera la gaeta pelle, l'ora del tempo e la dolce stagione. Ma non sì che paura non mi desse, la vista mi apparve d'un leone. Questi paria che contra me venisse con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che paria che là era intremesse, ed una lupa che di tutte brame sembiava parca nella sua magrezza, e molte genti feggia viver grame, questa mi porse tanto di gravezza con la paura che uscia di sua vista, che io perdei la speranza dell'altezza. E quale quei che volentieri acquista, e giugni il tempo che perderlo face, che in tutti i suoi pensieri piange e s'attrista. Tal mi fece la bestia senza pace, che venendo d'incontro a poco mi teneva lato il soldato.
mentre ch'io mirava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran deserto, miserere di me ridere a lui, qual che tu sia, o d'ombra o d'uomo certo. Risposemi, non uomo, uomo già fu, e i parenti miei furono lombardi, mantuani per patria ambidui. Nacqui su Iulio, ancor che fossi tardi, e vissi a Roma sotto il buon Augusto nel tempo degli dei falsi e bugiardi. Poeta fui e cantai di quel giusto figliol d'Anchise che venne di Troia, poi che il superbo Ion fu combusto. Ma tu perché ritorni a tanta noia? Perché non sale il dilettoso monte, che principio è cagion di tutta gioia? Or sei tu, quel Virgilio, è quella fonte che spandi di parlarsi largo fiume, risposi a lui con vergognosa fronte. O degli altri poeti onore lume, vagliami lungo studi, grande amore, che m'ha fatto cercarlo tuo volume. Tu sei lo mio maestro, il mio autore, tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stido che m'ha fatto onore. Vedi la bestia per cui io mi porsi, aiutami da lei, famoso saggio, che ella mi fa tremare le vene e i polsi. A te conviene tenere altro viaggio, rispose poi che lacrimarmi vide. Se vuoi campar questo loco selvaggio, che questa bestia per la quale tu gride non lascia altrui passare per la sua via, ma tanto lo impedisce che l'uccide. E a natura sì malvagia ria che mai non empie la bramosa voglia, e dopo il pasto ha più fame che pria. Molti sono gli animali a cui s'ammoglia, e più saranno ancora, infin che il veltro verrà e la farà morire con doglia. Questi non ciberà terra né peltro, ma sapienza, amore e virtute, e sua nazione sarà tra feltro e feltro. Di quell'umiltà gli fia salute, per cui morì la vergine Camilla, Euríalo e Turno e Nisero di ferute. Questi la caccerà per ogni vita, finché l'avrà rimessa nell'inferno la onda invidia prima di partirla. Ond'io, per lo tuo me, penso e discerno che tu mi segni, che io sarò tua guida e trarrotti di qui per loco eterno. Ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti, alla seconda morte ciascun grida, e vedrai di color che son contenti nel fuoco, perché sperano di venire quando che sia alle beate genti, alle quali poi se tu vorrai salire, anima fia ciò più di me degna, con lei ti lascerò nel mio partire. E quello imperador che la su regna, per chi fui ribellante alla sua legge, non vuol che in sua città per me si venga. In tutte parti impera, e qui di regge, qui vi è la sua città e l'alto seggio. O felice colui, qui vi è legge. E io a lui, poeta, io ti riccheggio, per quello Dio che tu non conoscesti, a ciò che io fuga questo male è peggio che tu mi meni là dove dicesti, sì che io veggia la porta di San Pietro e color cui tu fai cotanto mesti. Allor si mosse e io li tenni dietro.
respuesta a mirabile recita del primo canto de la Divina Commedia, non vorrei io fare una conferenza sulla Divina Commedia perché io non sono un esperto, sono un semplice lettore e come musicista mi sono riavvicinato a questo capolavoro per trovare l'ispirazione per suonare l'altro capolavoro di Liszt. Però, come ho già detto prima, questo capolavoro che ci affascina ogni giorno e che si studia generazione dopo generazione per la sua importanza, come sappiamo, non solo è una bellissima opera d'arte, ma è anche l'opera che la maggioranza di studiosi considerano come l'inizio, la creazione della lingua italiana. Questo va molto oltre, perché noi ci meravigliamo, ma la cosa più speciale accade quando un artista arriva ad un altro artista. Sono passati 700 anni da quando Dante ha scritto la Divina Commedia e sono molti gli artisti che sono stati influenzati da questa lettura, inondati dalle immagini e dagli episodi che troviamo nel viaggio che Dante compie, passando dall'inferno al purgatorio e al paradiso. E mi meraviglia ancora quanto perfetta sia l'opera e per avere un'idea della quantità di immagini che un pittore può trovare per dipingere, pensiamo che ha scritto 34 canti d'inferno, 33 di purgatorio, 33 di paradiso. Il numero 3, chiaramente presente, Allegoria della Trinità, è il primo canto di introduzione. Insieme fanno 100 canti. In ogni canto troviamo diversi personaggi, anche a volte più di 3, più di 4. E sono stati molti pittori che hanno deciso di intraprendere il cammino di fare, diciamo, una rappresentazione di tutta l'opera, dall'inferno al paradiso. Senza dubbio, una delle più famose è quella che ho proiettato qui e che proietterò poi mentre suono la sonata Dante. Si tratta di Gustave Doré, che ha fatto più di 150 immagini in totale. Gustave Doré è un pittore del romanticismo che, quando l'interesse per la Divina Commedia nasce in Francia, dove erano appena conosciuti il quinto canto, il canto 33 dell'Inferno, la storia di Paolo e Francesca e la storia del conte Ugolino, lui, attraverso questa rappresentazione, fa popolare la Divina Commedia in Francia e molti altri artisti si contagieranno di queste immagini per coltivare un interesse verso questo capolavoro. La seguente immagine è di un altro pittore molto posteriore, che è William Blake, anche molto famoso. Qua per esempio vediamo nel quinto canto il vento infernale che trasporta gli studiosi. Invece nella seguente diapositiva vediamo una celebre immagine di Angolo Bronzino. Molti sono i pittori che hanno fatto tutto il ciclo, vale a dire a volte anche arrivando a 200 immagini. 200 immagini con il dettaglio come quello di Blake o come quello di Doré. Altri invece ci hanno lasciato qualche dipinto, però anche molto simbolico, come questo di Dante. Il seguente è di Borgiau, non so se si pronuncia così, un pittore francese, nella quale possiamo vedere tre piani, come non ha fatto il ciclo, però in un dipinto ci può riassumere il cantico più bello, secondo molti, o più drammatico che quello dell'inferno. E sono altri molti pittori che
che hanno, si sono ispirati nella Divina Commedia per dipingere qualche immagine, come per esempio quella che ho messo all'inizio della presentazione, era di Adolf Leone, che ha fatto anche qualche di più. Questa influenza arriva anche fino ai giorni nostri. Questi due dipinti sono di Barceló, che ha fatto recentemente, pochi anni fa, ha pubblicato tre libri con delle ricche illustrazioni della Divina Commedia, che, se non mi sbaglio, arrivano quasi a 200 immagini. Ma non soltanto nella pittura, che è quello che più conosciamo, ma anche nella scultura. Uno dei progetti più ambiziosi di Rodin era La Porta dell'Inferno, ispirato al mondo della Divina Commedia. In essa c'erano anche altorilievi con immagini di Paolo e Francesca con il bacio, di cui aveva proiettato diverse posizioni. Nonostante questo progetto rimase inconcluso, e i pezzi, diciamo, furono in qualche maniera staccati dall'opera. Per esempio questo è il celebre Pensatore. Originariamente era destinato a essere sopra la porta, rappresentando il poeta, cioè Dante, che vede il mondo con tutte le sue disgrazie, l'inferno con tutte le sue condanne, e invece staccato dall'opera ha preso il ruolo del pensatore moderno, un pensatore che è consapevole del proprio destino e matura la consapevolezza dei dolori che lo aspettano. Questi sono dei pochissimi esempi della quantità proprio incredibile che mi aspettavo, ma allo stesso tempo no, di immagini, sculture di tutto tipo ispirate in questo capolavoro. Ma parliamo, avviciniamoci a parlare di quello che ci riguarda ora, che è la musica. I musicisti non restano indifferenti a questo dramma. Sono molte le opere ispirate a questa opera. Per esempio, quella che suono ora è una delle più celebri, ma lo stesso autore, Liszt, ha anche una sinfonia che è divisa chiaramente in inferno, purgatorio ed un Magnificat che rappresenta il paradiso. Non ho potuto questa sera suonare la sinfonia Dante di Liszt perché c'è bisogno di un'intera orchestra. Però è più famosa la sonata per pianoforte, che non è divisa chiaramente secondo le tre cantiche della Divina Commedia, ma ci sono una improvvisata mescola di un geniale pianista che si siede al pianoforte e mescola sia i momenti più infernali, più lamentosi, più malinconici con le parti più ispirate, più celestiali, come ascolterete più tardi. Ma non solo Liszt, da lì parte la mia ricerca, ma poi abbiamo per esempio l'ouverture di Tchaikovsky, Francesca da Rimini. Ed è proprio questo episodio, il più famoso della Divina Commedia, che ha creato anche un'opera di Rachmaninoff. Una delle sue prime opere ha proprio questo titolo, Francesca da Rimini. Anche Granados, ho letto, ha un poema sinfonico ispirato a Dante, che però non sono riuscito a ritrovare, perché sono molte le opere, anche di musica, che si ispirano alla Divina Commedia. Parlando più a profondità della sonata, come con la Divina Commedia c'è bisogno di capire le allegorie, c'è bisogno di capire il contesto storico, comunque si può leggere con un piacere immenso, ma se si capiscono queste cose è ancora più deliziosa la lettura.
Succede lo stesso con la musica. E Liszt usa delle allegorie musicali per rappresentare, per esempio, il lamento dei condannati in musica. Ora, prima di suonare la sonata, mi piacerebbe fare un breve riassunto con alcune delle idee che, diciamo, sono diventate popolari, perché Liszt non scrisse chiaramente quali fossero gli episodi e le immagini associate con ogni passaggio della sonata. Quest'opera si inquadra in una delle maggiori opere di Liszt, per quanto riguarda il mio parere, che sono gli anni di peregrinaggio in Italia, un ciclo intero per pianoforte che include opere come lo Sposalizio, ispirato allo Sposalizio della Vergine di Raffaello. Include anche tre brevi brani ispirati in tre sonetti di Petrarca. Include anche il Pensieroso, ispirato nella scultura di Michelangelo nella Basilica di San Lorenzo. E include anche una canzonetta del Salvatore della Rosa. Ma senza dubbio l'opera più importante di questo ciclo è quella che lo chiude, che è quella che suonerò ora. Per fare un breve riassunto della sonata, vorrei chiamare l'attenzione su dei brevi simboli che sono ricorrenti in tutta la sonata. Il primo è l'inizio, che è questo intervallo. Questo intervallo era considerato in musica medievale l'intervallo del diavolo, e questa associazione è perdurata fino a pochi giorni fa. Poi abbiamo un'altra sezione molto importante che rappresenta il dolore dei condannati ed è la scala cromatica. Che riappare una volta dopo l'altra nella sonata. Poi abbiamo un altro tema che riappare anche molte volte sotto diverse forme, ed è questa genialità di Liszt, con poche idee, creare una sonata geniale. L'altro infine, che è il tema più usato e più completo della sonata, è il seguente. Francesca. Comunque questa stessa melodia appare in altre tonalità, in altre scritture, che la fanno quasi in qualche maniera riconoscibile, ma allo stesso tempo familiare, e dando alla sonata una coerenza, ma allo stesso tempo una costante diversità. Le immagini che proietterò mentre suono la sonata sono tutte di Gustave Doré, e si basano un po' nel percorso che fa Dante, ma come già ho detto non è ordinato in inferno, purgatorio, paradiso. Ma ci sono mescolanze di tutti e tre i canti, le cantiche, nello stesso brano che dura intorno a 15 minuti. Quindi le immagini che ho scelto sono sia una scelta personale per quello che mi suggerisce il passaggio che suono in quel momento,
oppure per una tradizione che ha voluto vedere o sentito parlare Liszt di diversi episodi che coincidono con altri episodi della sonata. In particolare l'inizio, molto solenne, mi ricorda l'inscrizione della porta dell'inferno, qua rappresentata da Gustav Doré. Vani la città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fece la divina podestate, la somma sapienza è il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create, se non eterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza. Voi entrate. Thank you.
Thank you.